stanno arrivando. Vieni, vieni Sara, io direi che possiamo iniziare, sai? Puoi dire... Sara, ah, ti presento Sara. Leo. Sì. Ti presento Sara Morgante, che è un'altra colonna della... Bene, bene. Sì. Allora, ascoltami, dai pure, digli di accomodarsi. Scusate, vi chiedo di prendere posto così possiamo cominciare. Cominciamo. L'unica cosa devo tenere il telefono acceso. L'ho messo in silenzioso. Arrivano tutti. Che bello, beati. Ci siamo? Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Do il benvenuto ai nostri ospiti, cominciamo subito. Allora, oggi abbiamo il professor Becchetti, il dottor Parapini, l'architetto Bartone. Prima di entrare però proprio nel pieno dei lavori, vi ricordo che noi siamo molto social, vi chiedo di esserlo anche voi, trovate tutti i nostri, con l'hashtag ufficiale FormPol, i nomi sulle piattaforme, quindi vi chiedo di postare il più possibile, condividere per insomma farci conoscere. Allora, per non perdere troppo tempo do la parola a Padre Francesco per il nostro momento spirituale. Bene, benvenuti a tutti. Vi ho preparato la pagina del Vangelo molto nota, che è Luca 15, che viene appunto definita dai teologi il Vangelo nel Vangelo, che appunto rivela un po' chi è Dio all'uomo, fondamentalmente. Lo leggiamo, siccome il brano è strutturato in tre parti, Lo leggeremo con tre voci. Tommaso, eccolo qua, puoi leggerlo anche ad alta voce, adesso ti dà. Ora disse, un uomo aveva due figli e disse il più giovane di loro al padre, no. Padre, da me la parte di sostanza che mi tocca. No. Egli poi divise per loro la vita, i beni. E non molti giorni dopo, raccolto tutto, il figlio più giovane emigrò in paese lontano e là sperperò la sua sostanza vivendo insalvabilmente. Ora, dilapidato tutto, venne una carestia forte per quel paese ed egli cominciò a essere nel bisogno e andò a incollarsi a uno dei cittadini di quel paese e lo mandò nei suoi campi a pasciare i porci. E desiderava saziarsi delle carrube che mangiavano i porci e nessuno gliene dava. Ora, venuto in se stesso, disse: quanti salariati di mio padre sovrabbondanti di pane, io invece di carestia qui perisco. Sorgerò e andrò verso mio padre e dirò a lui: padre, peccai verso il cielo e al tuo cospetto, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fa me come uno dei tuoi salariati. E sorto venne da suo padre. Ora, mentre ancora distava lontano, lo vide il padre e si commosse e, corso, cadde sul suo collo e lo baciò. Ora disse il figlio a lui: padre, peccai verso il cielo e al tuo cospetto, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ora il padre disse ai suoi servi: presto, portate fuori una veste, la prima, e vestitelo, e date un anello alla sua mano e sandali a piedi, e portate il vitello, quello di grano, immolatelo e mangiando facciamo festa, perché costui, il figlio mio, era morto e rivive, era perduto e fu ritrovato, e cominciarono a far festa. Ora il suo figlio, il maggiore, era in campagna e quando venendo si avvicinò alla casa, udì sinfonie e danze e richiamato uno dei servi, si informava che mai fosse ciò. Ora egli gli disse: tuo fratello venne e tuo padre sacrificò il vitello di grano perché sano lo riprese.
ora si adirò e non voleva entrare. Ora suo padre, uscito, lo consolava. Ora, rispondendo, disse al padre: ecco, da così tanti anni ti sono schiavo e non trasgredii mai un tuo ordine, e a me non desti mai un capretto perché facessi festa con i miei amici. Ma ora, quando venne il figlio tuo, colui che divorò la tua vita con le meretrici, immolasti per lui il vitello di grano. Ora egli gli disse: figlio, tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. Ora bisognava far festa e rallegrarsi, perché il fratello tuo, costui, era morto e visse, e perduto fu ritrovato. Bene, questo brano molto noto un po' ci aiuta a immergerci nella profondità della vita, a contemplarlo. L'ho scelto perché il Cardinal Martini mi spiegava che dentro di noi coabitano questi due figli, fondamentalmente. E in gioco c'è questa idea del padre che noi rischiamo di mentre viviamo di non contemplarla. Allora la conversione per noi non è tanto un processo psicologico di chi deve ritornare a Dio, quanto il cambiamento dell'immagine di Dio che giusto e peccatore devono fare davanti a questo brano. Radice di una vita senza senso è la cattiva opinione sul padre, di Dio come padre. L'uno, il primo, per liberarsene, se lo vedete, lo contemplate, instaura la strategia del piacere, l'alienazione atea del nichilismo. L'altro, per imbonirselo, il padre, instaura la strategia del dovere, con una religiosità servile che sacrifica anche la gioia di vivere. E guardate, in questi due fratelli ci siamo noi, non c'è un terzo. Staccandoci dalla fonte generatrice della vita, fondamentalmente, ci dice Luca oggi, che è il padre, l'uomo vive le esperienze che conosciamo, non di ateismo, ma di sudditanza. Senza padre, noi comunque cerchiamo un patrigno nella vita. Da qui nascono le radici dell'ateismo, del legalismo, del nichilismo e del vittimismo. Questi sono tutti aspetti che scaturiscono da un'unica fonte, la non conoscenza di Dio, fondamentalmente. I due figli hanno un'idea di lui come di un padre padrone, diceva Voltaire. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo per tenere schiavi gli uomini. Purtroppo era un nostro ex alunno, però è così. E Bakunin gli rispondeva: se ci fosse, invece, bisognerebbe distruggerlo per liberarli. Queste sono le due grandi tensioni che noi abbiamo davanti a Dio, fondamentalmente, e anche le nostre ribellioni. Allora il racconto si divide in tre parti, che sono le tre voci che abbiamo ascoltato, che hanno letto il Vangelo. La parabola, che inizia col figlio minore e termina col fratello maggiore, ha come centro la rivelazione del padre. Il figlio minore non ha sentimenti, se lo notate. Io non abbiamo tempo per fare un'esegesi profonda, però ha solo dei bisogni. E sui bisogni può iniziare la nostra ricerca, anche sui nostri bisogni più reconditi, anche più istintivi. Ne resta fuori però il maggiore, perché non riconosce il fratello, rifiuta il padre, che invece lo riconosce figlio. Allora colui che nel racconto è chiamato 12 volte padre, potrà essere chiamato così anche dal maggiore quando dirà all'altro: fratello mio. Voi capite a questo punto com'è fondamentale la dipendenza con l'altro per avere l'unica fonte della vita comune, che è il padre. Distruggere l'altro, non volerlo vedere o farlo morire, significa negare a se stessi anche l'unica fonte della vita, che è il padre. Questo è il punto per noi, non solo a livello teologico, ma proprio a livello antropologico. E anche le politiche sociali risentono di questa scelta, che è un'opzione che ciascuno deve fare. Colui che nel racconto, appunto, è chiamato padre, deve essere chiamato anche dal secondo fratello. Il più giovane se ne va un giorno in cerca di felicità. Questa crisi del ribelle l'abbiamo tutti vissuta, e spesso il gesto di rivolta non era che il preludio anche a una dichiarazione d'amore, se ci pensate, il rigetto totale. Il padre non si oppone, perché non è mai contro la libertà dell'uomo, perché non può negare la propria natura, non può distruggere la sua stessa vita. Questo lo sappiamo bene. Per questo figlio il padre però è già morto. Per farlo vivere con lui, invece, il padre lo deve resuscitare. Tant'è che al versetto 18 voi trovate una delle chiavi ermeneutiche di questo
brano in cui il figlio minore, dopo aver mangiato le carrube, dice: io sorgerò, che è il verbo della risurrezione. Può rubare le ghiande ai porci, ma non può accontentarsi come loro delle sole ghiande. Crudeltà questa, dice Mazzolari? No, è provvidenza. C'è una, un bel proverbio israelita che dice: l'uomo non è ateo ma è idolatra. E poi dice: quando gli israeliti hanno bisogno di un'immagine, hanno bisogno di mangiare carrube, fino a quando gli israeliti non hanno bisogno di mangiare carrube, allora solo in quel momento è la volta buona che si convertiranno. Quindi questo proverbio dice che è dal punto estremo della crisi che si può riconoscere il Padre come fonte della vita. Questo è importante anche un po' per noi, quando tocchiamo quei livelli di non senso e di anche difficoltà nel vivere. Finisco dicendo questo: al primo figlio spetta un abbraccio, per il figlio maggiore il padre invece diventa un padrone, ha misurato tutto sulla contabilità del dare e dell'avere come un salariato. Perché? Perché sbaglia l'immagine che ha del padre. A lui spetta che lo liberi dall'essere servo e gli dice: tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, tutto, gli dice. Un padre che non è giusto ma è appunto misericordioso. Se vedete e contemplate questa scena, la famosa scena del quadro di Rembrandt, che lui la fa alla fine della vita, siamo nella fine del Seicento, lui la fa, era caduto in bancarotta, tra l'altro veniva custodito e curato da un'amica prostituta che lo aiutava a vivere fondamentalmente. Lui in questa crisi della vita dipinge questo quadro, siamo 1668. Guardate che meraviglia, il figlio minore che sembra un carcerato, senza capelli, con questi piedi senza appunto calzature, che era il segno dell'umiltà, anche un po' della sporcizia, il padre con questo manto di rosso che è vestito come un rabbino, con quello che portava sotto, e poi il fratello maggiore con quella sua staticità, che è vestito come il padre ma non si muove, non gli va incontro. Ecco, un po' questa è un po' la scena un po' della nostra vita, e davanti a questo brano noi dobbiamo chiederci: ma insomma, io chi sono fondamentalmente, come sto vivendo il rapporto mio con il padre, se nego la sua natura in radice, oppure se io ho un rapporto servile con lui, quindi una religiosità molto cultica che adempie, che però ci fa stare bene quando abbiamo adempiuto, ma non vive nulla di relazionale. Allora finisco col dire questo: oggi, invitando il dottor Parapini, il professor Becchetti e Luigi, vogliamo proprio trattare di due polmoni importanti anche per capire come ci si incarna nel mondo, come ci si comunica, perché la comunicazione è sempre un autocomunicarsi, è sempre dire nel mondo chi sono io fondamentalmente, e non scappiamo da quello. Io credo che il dottor Parapini, che conosco bene e apprezzo, lui ha questa tesi e la porta avanti da tanti anni che lo conosco. E poi il professor Becchetti, che parlerà per primo, ci dirà come è possibile anche dire che non tutto è mercato e non tutto si consuma, perché ci sono dei beni relazionali che fanno girare il mondo e ci permettono di incontrarci, che non si comprano ma che fanno girare bene anche il mercato e danno produttività, che sono l'amore, sono la fiducia, sono la gratuità, la stima tra noi, eccetera. C'è un economista che alla fine degli anni 70 diceva: il nostro benessere economico è in costante aumento, tuttavia il risultato è che noi non siamo più felici. Perché? Perché appunto i beni relazionali che noi stiamo vivendo, che noi potremmo vivere e mettere nel circuito, li abbiamo un po' dimenticati, li abbiamo sottratti dalla dimensione di scambio. E invece quelli sono quelli che danno vita e forza. Chiudo dicendo che oggi è importante che voi portiate a casa, diciamo, degli elementi concreti su cui lavorare per la vostra vita, perché noi non abbiamo dubbi che l'Europa è da costruire e che non abbiamo altre chance. Però il problema è che siamo qui per chiederci il modo di costruirla e come possiamo comunicarla, perché è fatta di persone l'Europa, non è un'idea, capite? E soprattutto nella nostra tradizione, diciamo, vivente, anche se volete anche del cattolicesimo democratico, è proprio costruita sul ridare scommessa a quella che è la vita sociale, i corpi intermedi, che partono dalla famiglia, dalle relazioni, arrivano poi fino alle
grandi strutture che sono i partiti, i sindacati, tutto ciò che media e non disintermedia la vita sociale e la vita appunto relazionale. Bene, quindi allora buon ascolto, grazie di essere qua, soprattutto grazie a quelli che arrivano da più lontano, e avremo, lavoreremo fino verso le 11, poi avremo la nostra pausa caffè, i nostri lavori e il pranzo in comune. Bene, benvenuti. Grazie Padre Francesco, allora cominciamo subito, quindi insomma avete capito che il tema di oggi è bellissimo secondo me, comunicazione e sviluppo per l'Europa che cambia, appunto diceva Padre Francesco come costruire l'Europa e come comunicare questa Europa, e secondo me insomma questo luogo è un ottimo luogo di partenza, questo gruppo di ragazzi è un ottimo gruppo di partenza. Allora do subito la parola al nostro primo ospite. Sì. Allora ve lo presento subito, il professor Becchetti, professore ordinario di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata, si laurea nel 1988 in scienze politiche alla Sapienza di Roma, successivamente consegue il master in economics presso la London School of Economics e il dottorato all'Università di Oxford di Roma alla Sapienza. Dal 2005 al 2014 è presidente del comitato etico di Banca Etica, appunto nel 2006 diventa professore ordinario di economia politica e successivamente direttore del corso di specializzazione in European Economics and Business Law e del Master in Development International Cooperation. È stato membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti nel triennio 2011-2013, è presidente del Comitato Scientifico di Next, Nuova Economia per Tutti, membro del Comitato Preparatorio delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani e direttore del sito www.benecomune.net. Quindi do subito a lei la parola e grazie per essere qua. Grazie, grazie a voi. Sono un attimo impallato il computer, ma adesso lo risistemiamo. Ma io direi che io mi voglio ricollegare subito a quello che ha detto Padre Occhietta Francesco, che è stato molto molto importante, cioè come possiamo noi oggi portare i valori, la ricchezza della nostra tradizione, delle nostre radici in un mondo che sembra non averli questi valori, no? Pensate al tema dell'accoglienza, dell'integrazione. Io ho imparato dai gesuiti, nella Bibbia trovate il messaggio, secondo me il contenuto più importante su questo, che non so se ricordate, è l'episodio della quercia di Mamre, no? Nella quercia di Mamre Abramo e Sara è anziana, non riesce a avere figli, incontrano degli stranieri, accolgono questi stranieri e dopo questo episodio Sara resta incinta e quindi avrà dei figli. Quindi per noi, racconta il messaggio, l'accoglienza è la radice della generatività sociale ma anche personale, no? Ed è vero, è così, pensate alla storia del melting pot degli Stati Uniti, no? Paese che è cresciuto attraverso l'accoglienza, quindi l'integrazione di forze giovani che venivano da altri paesi. Oggi ci troviamo, io dico, invece del melting pot, cioè abbiamo la pentola vuota in Italia, no? Cioè questo è un paese inverno demografico, e con aree interne che stanno scomparendo, io giro l'Italia continuamente, è un disastro, e ci permettiamo, no, di... tra l'altro, quindi per dirvi, il problema è questo. Io credo che in generale la questione di fondo è la seguente, cioè noi dobbiamo appunto sforzarci anche di comunicare quello che noi sappiamo, che noi sentiamo in modo giusto. Adesso vi farò vedere quello che secondo me è la vision che oggi deve ispirare l'Europa e che noi dobbiamo portare avanti, ma io la dico in modo molto semplice, con due operazioni matematiche. Nella vita ci sono due operazioni, 1 più 1 uguale 3. L'altro giorno presentavamo un video, abbiamo fatto questo laboratorio con gli innovatori, era scritto 1 più 1 uguale 2, dice, no, guarda che è sbagliato, è 3 1 più 1. Cioè voglio dire che quando ci si mette assieme, si coopera, il risultato è superiore alla somma di quello che avremmo fatto da soli. Si chiama legge della superadditività in economia, esiste veramente, cioè se voi guardate i trust game, i giochi della fiducia, funziona così. 1 più 1 fa 3. Il segreto, la radice del successo dei nostri territori, di alcuni nostri territori, è proprio sta nella capacità delle persone di cooperare. Se volete poi vi faccio pure l'analogia tra i pastori sardi e chi produce il parmigiano reggiano in Emilia Romagna, no? In questi giorni ne abbiamo parlato moltissimo di tutto questo. Oggi nelle filiere agricole così dure, così difficili, o hai una fortissima capacità di auto-organizzarti, di risalire la catena del valore
e diventi la Melinda del Trentino, eccetera, eccetera, o opera, o se no sei il proletario che vende la materia prima a prezzi stracciati, ok, al direttore di Tesco e di Carrefour. Quindi, dicevo, uno più uno fa tre. Dall'altra parte abbiamo una visione che è quella che sembra in parte oggi prevalere, che è la visione dell'uno contro uno, io la chiamo uno contro uno minore di due. Uno contro uno fa meno di due, nel senso che nel momento in cui tu ti metti a combattere per strappare un pezzo della torta a quello che pensi sia il tuo avversario, non quello con cui puoi costruire una torta maggiore, la torta si riduce. Guardate che da quando Trump ha lanciato la guerra dei dazi, le previsioni di crescita sul PIL mondiale sono crollate. Quindi è vero, uno contro uno fa meno di due. Allora noi dobbiamo essere quelli dell'uno più uno uguale tre, ok? Però dobbiamo anche essere quelli, secondo me, dobbiamo avere una vision molto chiara, che io oggi insisto, noi dobbiamo costruire un manifesto politico per il nostro paese fondato su due grandi temi, quello della generatività e quello della felicità, adesso vi spiego in che senso, felicità, soddisfazione di vita. Quindi dire all'Italia, guarda che noi offriamo qualcosa di più, c'è chi ti ha offerto il prima agli italiani con l'idea che combattendo l'Europa e fermando i migranti il nostro benessere saremmo aumentati. In realtà uno contro uno ha fatto meno di due, siamo già in gravissima crisi e tutto quello che è stato promesso non è stato realizzato. Noi ti offriamo una cosa di più, noi ti offriamo generatività, e cosa intendo? Ve lo faccio vedere subito. Finalmente il computer si è riacceso. Allora, fondamentalmente, voi sapete che oggi esistono degli studi che ci dicono, ecco, ci siamo, che ci dicono abbiamo milioni di dati sulla felicità, Questi dati sulla felicità, noi abbiamo presentato il rapporto mondiale nel 2015 a Roma della felicità. Questi dati ci dicono che tre quarti delle determinanti della felicità dipendono da sei fattori nel mondo, sono dati mondiali, World Value Survey: reddito, salute, libertà di iniziativa, assenza di corruzione, qualità di vita, di relazioni e gratuità. Allora guardate, i primi due, in realtà io un giorno, sono uno di quelli che ha studiato di più questi dati anche a livello mondiale, un giorno mi sono svegliato e ho detto, ma qui in realtà c'è una componente principale, diremmo noi statistici, che spiega in realtà tutti questi fattori. Questa componente principale si chiama generatività. E per spiegarvi cos'è la generatività, io uso due frasi, che secondo me sono le frasi più belle scritte sulla felicità. Una è quella dell'abate Genovesi, che è considerato il fondatore dell'economia civile, prima cattedra di economia, e poi un'altra, John Stuart Mill, laico anglosassone, fondatore dell'economia mainstream. Genovesi dice una cosa fulminante, dice: quanto più si opera per interesse, tanto più, purché non si sia pazzi, si deve essere virtuosi. Cioè lui dice, il tuo interesse, tu fai pure il tuo interesse, ma il tuo interesse, se non sei matto, è essere virtuoso, perché la legge dell'universo è che non puoi fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. E John Stuart Mill dice, è il paradosso della felicità, la serendipità della felicità, sono felici solo quelli che si pongono obiettivi diversi dalla propria felicità. Facendo qualcosa di utile per gli altri trovano la loro felicità lungo la strada. Quindi la felicità come effetto indiretto di una vita ben spesa. La radice di tutto questo è il concetto che ha messo a punto, se volete, Erik Erikson, psicologo tedesco naturalizzato americano, poi Mauro Magatti in Italia, adesso ci stiamo lavorando tutti, che è il tema della generatività. Cos'è la generatività? La generatività ha quattro verbi: desiderare, far nascere, accompagnare, lasciare andare. Guardate bene che non stiamo parlando di filosofia, stiamo parlando di politica. Noi stiamo lavorando con l'ANCI per costruire i primi bandi sulla generatività, dove le risorse pubbliche saranno date ai progetti sulla base dell'impatto generativo dei progetti. E il 29 marzo, con Avvenire, Festival dell'Economia Civile, usciremo con la classifica della generatività delle province italiane. Cosa vuol dire generatività? Attenzione, cambia molto sugli indicatori, perché riprendiamo questi sei. I primi due sono le condizioni potenziali di generatività. Dice, beh, io vorrei avere un po' di reddito, salute, istruzione, così posso essere generativo. I secondi due sono le condizioni locali di generatività.
voglio vivere in un paese senza lacci e lacciuoli, un paese non come l'Italia, dove questa grandissima capacità innovativa degli italiani è frenata dalla zavorra di una giustizia civile troppo lenta, di una burocrazia, eccetera, eccetera. Ma se io avessi le prime salute, quindi condizioni potenziali, e vivessi in Danimarca, ma passassi la mia giornata steso sul divano, non sarei felice. Quindi la generatività introduce un concetto fondamentale: l'ultimo miglio è decisivo. Sei felice se sei nato, se sei in azione. Infatti sotto vedete qualità della vita, di relazioni e gratuità, ok? E quindi noi misuriamo la generatività delle province italiane sulla base della capacità di attivarsi delle persone, non solo sulla base delle condizioni esterne. E quindi troverete questo elemento. Ma tutto questo ci porta a dire appunto che in realtà noi oggi un nostro punto di forza è proprio quello del paradigma. Noi con l'economia civile abbiamo costruito un paradigma nuovo che adesso offriamo all'Europa, che adesso deve diventare riferimento per una rinascita, per un rinascimento europeo. Guardate che le forze politiche ci danno moltissima retta su questo, almeno poi dopo. Ma quando, sì, guardate dal Premier a tutti, cioè l'economia civile è bellissima, tutti a parole sono con noi, poi vedere nei fatti. Cos'è, qual è questo paradigma? Un'idea diversa di persona, di impresa e di valore. Cosa vuol dire l'uno più uno uguale a tre di cui vi dicevo prima? Ve lo faccio vedere subito, questa bellissima frase di Hume. Hume, questa frase è 1742, è la sintesi di quello che noi chiamiamo i social dilemma, il dilemma del prigioniero, eccetera. Poi sta fatto matematicamente, no? Due produttori, uno vicino all'altro, dice: il tuo grano è maturo oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile se io lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non provo nessun sentimento di benevolenza nei tuoi confronti e neppure tu per me. Quindi io oggi non lavoro per te perché non ho garanzia che tu domani la farai. Ti lascio lavorare da solo e tu farai lo stesso. Il maltempo sopravviene e entrambi finiamo per perdere i raccolti, per mancanza di una fiducia reciproca e di una garanzia. Adesso vi do un compito a casa, scrivete questa cosa per i pastori sardi, no? Cioè dov'è che è fallita la loro cooperazione, la loro capacità di auto-organizzarsi? Perché devono vendere il latte a 55 centesimi? Poi vi darò anche una risposta che abbiamo trovato. Quindi questo è importante, e il segreto della ricchezza dei territori italiani, vedete l'affresco del buono e del cattivo governo, sta proprio in questa capacità di costruire capitale sociale. Però l'economia civile insiste anche moltissimo su un'altra questione. Oggi se vogliamo risolvere i problemi non possiamo più ragionare a due mani, a due dimensioni, Stato-mercato, ma dobbiamo ragionare a quattro mani, a quattro dimensioni. Qual è il difetto principale degli italiani? Il difetto principale degli italiani è la passività, la ricerca del leader, la ricerca del capo. Oggi, e il leader, guardate, è come l'orso del Luna Park, quello che si mette così e tutti che lo impallinano, no? Cioè non esiste leader in grado oggi di gestire la complessità, direbbe Bauman, di un sistema come quello in cui viviamo. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di un approccio a quattro mani. Abbiamo bisogno della terza mano, della cittadinanza attiva, siamo noi che ci impegniamo nella comunicazione, nella gestione dei beni comuni condivisi, penso al regolamento lapsus dei territori italiani, nel voto col portafoglio. E abbiamo bisogno della quarta mano, che è quella delle imprese responsabili. Il Festival dell'Economia noi lo stiamo realizzando, abbiamo fatto 50 hackathon in tutta Italia, ieri abbiamo lanciato quelli di Palermo, di cosa. Stiamo facendo una specie di concorso per i migliori innovatori, per gli amministratori più virtuosi, per le start-up, e porteremo sessioni di questo tipo, okay? Quindi detto questo, io vi direi, quindi questa deve essere la nostra vision. In cosa confluisce questa vision? Questa vision confluisce secondo me nell'articolo 3 della Costituzione, che è una splendida sintesi di delle tre grandi scuole di pensiero storiche italiane: socialista, liberale e cattolica. Nell'articolo 3 si dice che è compito della Repubblica, che siamo noi, non è compito del leader, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questo è esattamente il concetto di bene comune. Bene comune vuol dire rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle persone, quindi rimuovere gli ostacoli e la generatività delle persone, ma è anche le pari opportunità. Ci leggete in filigrana le pari opportunità, quindi un principio socialista, ci leggete in filigrana la liberazione dai lacci e lacciuoli, quindi quello deve diventare il nostro slogan. Dobbiamo costruire società 100% generative. Noi abbiamo fatto un percorso bellissimo in tutta Italia con le settimane sociali, abbiamo dato uno slancio di generatività, Francesco è stato coinvolto, abbiamo scritto libri,
film. Abbiamo detto, non ci mettiamo a celebrare il solito l'esegesi del pensiero di Toniolo, di Olivetti, no? Lo Spartaco che si è ribellato una volta. Andiamo a cercare i 400 innovatori di oggi che in una situazione difficile come quella di oggi sono riusciti a creare valore sostenibile. Abbiamo trovato 400 buone pratiche, abbiamo fatto un film, Il lavoro che vogliamo. Io vengo da Salerno perché da allora stiamo girando l'Italia con quelle buone pratiche di riferimento per fare laboratori, cioè per mettere assieme innovatori. Ieri abbiamo fatto la sessione sullo storytelling, ognuno presentava il suo progetto, come lo comunicava, no? Allora un video, uno slideshow, eccetera. Progetti bellissimi. Ieri c'era il Baskin, raccolta di tappi. Sapete cos'è il Baskin? Il basket fatto con, dove ci sono squadre miste di normodotati, disabili, con tutta una serie di regole particolari, è interessantissimo, è lo sport delle varie opportunità. Quindi sono delle cose veramente belle. E quindi, ripeto, costruire queste buone pratiche, e da questo cammino che abbiamo fatto in Italia abbiamo visto le ricette, le cose più belle, più affascinanti che ci sono nel paese sono proprio quelle che riescono a realizzare la generatività nelle categorie più difficili. La sfida è questa. La grande sfida di oggi è la generatività dei disabili psichici, budget di salute, li tiri fuori dalla struttura dove sono una retta, 300 euro, e li metti a fare agricoltura sociale, non prendono più farmaci. La generatività degli anziani, i malati di Alzheimer che lavorano con i bambini dell'asilo. Civitas Vita, il più grande progetto che noi abbiamo visto, un business incredibile a Padova, che sta nascendo in altre 4 regioni italiane, è questo Angelo Ferro, un visionario che ha costruito un quartiere di incontro tra le generazioni. Guardate che l'economia è fatta di queste cose profonde. L'uomo è un cercatore di senso. L'uomo, se tu risolvi la domanda di generatività della persona, hai fatto bingo. Cosa vende Civitas Vitae? Civitas Vitae risponde al più grande business che c'è oggi, che è la domanda di, qual è oggi la più grande domanda dell'economia? Gelati, pizza, margherita. È la domanda di generatività degli anziani. Abbiamo uno stock di popolazione anziana, lo sapete, nella vostra famiglia, in ogni famiglia lo sappiamo, uno stock di popolazione anziana, l'aspettativa di vita aumenta, gli acciacchi sono moltissimi, e quindi c'è un problema di come rendere una vita generativa man mano che gli ostacoli avanzano. Ecco perché poi oggi chi è il grande simbolo della felicità oggi, cioè diciamo è un grande simbolo, oggi sono gli atleti paralimpici, avete visto la storia di Bortuzzo, eccetera, no? Perché l'atleta paralimpico ci dice una cosa fondamentale sulla felicità, che è la capacità di trasformare i vincoli in opportunità. Quello è il segreto vero. Ecco perché è un grande simbolo oggi. Avremo anche la sessione con gli atleti paralimpici. Quindi ecco, dicevo, l'articolo 3 è il punto d'arrivo. Adesso vi do alcune idee di policy importanti. Qual è la situazione che stiamo vivendo? Solo una battuta, ma poi dopo sono sicuro che voi queste cose le sapete bene. Allora, innanzitutto noi viviamo in un mondo che dobbiamo guardare con gratitudine, denuncia e speranza. Alcune cose vanno molto bene, altre vanno male. È una macchina, il sistema economico, potentissima, con due gomme gonfie e due sgonfie, rischia sempre di andare fuori strada. È un sistema costruito per realizzare due obiettivi, quello in cui voi lavorate: massimo profitto delle imprese e benessere del consumatore. Viviamo nel paradiso dei consumatori, nel migliore dei mondi possibili. Io mi sono divertito a fare un gioco dicendo quanto, vedete cos'era il cellulare e il computer ieri e cos'è il cellulare e il computer oggi. Noi abbiamo dei beni la cui qualità aumenta dopo che noi l'abbiamo comprati, si aggiornano, ci sono gli aggiornamenti. E io ho fatto un conto scherzando, dico oggi siamo tutti miliardari precari. Dov'è che siamo miliardari? Dice, ma dov'è che il professor Becchietti, dove siamo miliardari? Cioè, siamo miliardari perché se voi prendete tutto quello che oggi avete, io dico mia figlia ha 14 anni, che ha nel cellulare, la quantità immensa di merci senza peso che ha a disposizione gratis nel cellulare, e fate un gioco, quanto avrei dovuto pagare io da ragazzo per avere tutta quella roba? Mi dovevo comprare tutti gli LP del mondo, tutte le enciclopedie, no? Siamo miliardari, fate il conto, ok? Ma siamo miliardari precari, viviamo esattamente nell'opposto di quello che erano i sistemi comunisti. Nei sistemi comunisti i consumatori erano dannati, però diciamo il lavoro ce l'avevi a vita, ok? Esattamente il contrario. Qual è il problema quindi? E quindi questo sistema ci ha portato dei risultati eccezionali. L'aspettativa di vita è arrivata a 93 anni e mezzo nel Principato di Monaco, le donne. Abbiamo avuto anche una riduzione di povertà assoluta enorme. Qual è il problema? I problemi sono tre. I problemi sono la dignità del lavoro, la tutela dell'ambiente e le diseguaglianze.
attenzione, non è vero che il lavoro sta finendo. Io mi sono divertito a fare queste case. Ogni volta che c'è una rivoluzione industriale arriva la Cassandra che ti dice che finirà il lavoro. Ogni rivoluzione industriale ha sollevato l'uomo dalla fatica e dalla ripetitività, ha eliminato lavori che nessuno voleva fare. Non è che uno non vede l'ora di fare il cassiere al supermercato o il casellante, e ha dato delle opportunità, ovviamente creando ricchezza che però va redistribuita. Io mi sono divertito a guardare, ma il lavoro sta finendo nel mondo. 600 milioni di forza lavoro in più negli ultimi 17 anni, tasso di disoccupazione costante, tasso di attività in calo del 2%, insomma mezzo miliardo di posti di lavoro creati nel mondo dal 2000 al 2017, 40 milioni all'anno. Però bisogna sapere che tipi di lavoro si creano, quali sono i lavori del futuro. La clessidra, c'è una base molto grossa, servizi alla persona. Direbbe Woody Allen, provatelo a dire al mio fisioterapista o al badante che il lavoro sta finendo. Ma quale lavoro sta finendo? Sta esplodendo il lavoro. La parte alta, lavori creativi, lavori innovativi, la scala delle competenze. Quindi questo è un discorso che vale per voi come per l'Italia. La globalizzazione è un albero carico di frutti, ma per raccogliere quei frutti bisogna avere una scala, che è la scala delle competenze e dell'innovazione. Guardate, il segreto è sempre, secondo me, nella vita, il matching tra due cose. Voi dovete avere da una parte innovazione, competenze, formazione, dall'altra solidarietà, generatività. Dovete mettere assieme queste due cose. Se non mettete assieme queste due cose, o diventate dei tecnocrati, formazione senza generatività, o diventate delle persone molto buone, ma fuori mercato, fuori moda, che magari fanno uno sforzo enorme per tenere in piedi roba che non sta in piedi. Non possiamo fare la colletta per i pastori sardi, dobbiamo spiegare ai pastori sardi come si fa a innovare, come si fa a fare una cooperativa che ti offre per esempio un'assicurazione sul prezzo a 5 anni, è una roba banale che oggi fanno tutti. Okay. Allora, detto questo, perché il problema della dignità del lavoro? Il problema della dignità del lavoro, guardate che oggi vi faccio vedere questa perché dobbiamo andare un po' veloci, della transizione asimmetrica, che è nata proprio in Europa questa, cioè oggi la sfida sull'ambiente, la gomma dell'ambiente si sta gonfiando, perché l'ambiente è un business. Larry Fink, il CEO di BlackRock, scrive alle aziende: se voi non siete ambientalmente sostenibili io non metto i miei soldi, perché li metto a rischio. Quindi oggi chi va in quella... Quindi la parte ambientale sta camminando più velocemente. La vera sfida è rendere competitiva la dignità del lavoro. È molto più difficile, e se voi fate andare avanti troppo l'ambiente e poco il lavoro, si crea quel problema della transizione asimmetrica. Questo è proprio uno studio sull'Europa, la transizione asimmetrica, cioè avete i gilet gialli protestano perché dicono: voi elite avete a cuore la fine del mondo, noi abbiamo il problema della fine del mese, non ci potete fare l'ecotassa senza preoccuparvi anche del problema della dignità. Quindi lo sviluppo deve procedere parallelamente la transizione, e quindi dobbiamo dare una risposta anche lì. Sul lavoro, sulle disuguaglianze, non lascio perdere, vi do solo questo dato bellissimo di Oxfam, che misura le disuguaglianze come disuguaglianza di aspettativa di vita di persone che vivono nella stessa città, San Paolo, 79 anni nel centro, 54 anni in periferia, 25 anni in meno di aspettativa di vita, modo originale di misurare diseguaglianze. Quali sono le risposte? La risposta, e io insisto molto su questo, ma poi vi spiego, lo abbiamo anche ridetto nell'economica e pecuniaria questione sull'ultimo documento Vaticano, la risposta è nel riconoscere il fatto che il potere più grande del mercato, chi è? Soros e banche? No, siamo noi. Il potere più grande del mercato sono i cittadini consumatori. Questa è una cosa che ancora non abbiamo imparato a gestire. Io scherzo, dico, sapete, se da domani voi cominciate a votare col portafoglio, diciamo premiando le aziende leader nella sostenibilità, da domani i problemi del mondo sono risolti. Qual è la questione vera? La questione vera è che, vi racconto questa storiella, chi è più facile, la vita più facile, chi ce l'ha, il meccanico, il medico o l'economista, secondo voi? Giudice, sì, perché giudice. Il meccanico, il medico o l'economista, nel tentativo di migliorare le cose? Il meccanico è facilissimo, gli date le chiavi, c'ha un'idea di come riparare la macchina, la ripara, vi ridà le chiavi, nessuno gli dice quello che deve fare, okay?
Il medico ormai comincia ad avere qualche problema, perché noi andiamo a guardare su internet, vi dà una ricetta, voi dite, beh, ma io mi sono fidato, non l'ho presa quella, dice, ma ancora c'ha dolore, dice, sì, ma ha preso la medicina? No, non l'ho presa. Allora, quindi il medico ha bisogno della collaborazione del paziente. L'economista è molto peggio, perché se uno di voi, la ricetta del voto col portafoglio è perfetta, è giusta, va, funziona, nessuno può dire che non funziona, ma se la applica uno o due o tre, non va. Quindi perché una trasformazione sociale positiva funzioni, ha bisogno della cooperazione dei cittadini, ha bisogno delle... E quindi un altro indicatore che noi andiamo a misurare adesso con le città di avvenire sarà la responsabilità civile di territorio. Perché c'è la terra dei fuochi? Perché la terra dei fuochi è la somma delle irresponsabilità dei comportamenti di cittadini, imprese e istituzioni. Quindi la responsabilità, quindi vedete il cambiamento sociale e politico quanto è difficile, no? Detto questo, quali sono anche i sustainable, quanto c'ho ancora? 5 minuti? 5. Sustainable Development Goal ci dicono di andare in quella direzione, vedete, consumo risparmio responsabile, partnership per lo sviluppo. Vi faccio vedere degli esempi di successo. Quando è che queste cose vanno forte? Vanno forte per esempio in finanza ormai. In finanza gli ostacoli al voto col portafoglio sono stati superati. C'è consapevolezza, c'è informazione, l'informazione si compra sul mercato, noi la compriamo sul mercato. C'è coordinamento, io non devo telefonare a tutti i risparmiatori e dire che sto comprando quel titolo invece di quell'altro. I rendimenti sono gli stessi. Tanto che oggi noi pionieri che abbiamo iniziato 10 anni fa, Etica SGR, siamo stati raggiunti da tutti, vogliono fare voto col portafoglio. Sul consumo è un po' più difficile, bisogna lavorare in rete. Next è la rete che abbiamo costruito, 43 organizzazioni del paese, per promuovere il tema della sostenibilità sociale. Abbiamo fatto gli slot mob, quindi il tema dell'azzardo, andare a premiare i bar che avevano tolto le macchinette dal gioco d'azzardo. Qui solo uno spot: in Italia si spendono 100 miliardi in gioco d'azzardo. Pensate se questi soldi noi li usassimo per fare un fondo di garanzia, per fare il piano Juncker con 43 miliardi freschi. Sono stati finanziati 600 miliardi di investimenti. Pensate quei 100 miliardi che risultato potrebbero avere. Il latte sardo, arrivano i nostri. Sta nascendo una cosa molto bella in Italia, sempre nell'ottica della generalità. Fino ad oggi voi avete sentito parlare, quando entrate nel supermercato, delle marche, dei prodotti, Nestlé, Unilever, e delle marche della grande distribuzione, prodotto marchiato Carrefour, Coop, eccetera. Bene, in Francia è nato, proprio sul latte, la marca del consumatore, che è l'evoluzione del voto col portafoglio, che è l'evoluzione della cittadinanza attiva, della sussidiarietà. La gente ha detto: il latte è una roba delicata, perché non ce lo facciamo da noi? 10.000 consumatori, un'associazione, con dei questionari hanno deciso: beh, noi lo vogliamo un OGM, lo vogliamo con pascoli locali, lo vogliamo pagando il produttore il giusto. Hanno costruito questo schema di prodotto, sono andati dalla produzione e hanno detto ai produttori: noi vogliamo il latte fatto così. Questo latte oggi ha 8 milioni di consumatori, ha conquistato il 4% di quota di mercato, e con il licenziatario del marchio francese, se chi è la patron, chi è il padrone, stiamo lanciando l'idea della marca del consumatore anche da noi. Quindi i consumatori, che sarebbero l'attore più potente del sistema, non più abbindolati dal marketing, ma che si costruiscono i loro prodotti. Arrivo al tema finale, che è questo, per l'Europa. Cosa deve e può fare l'Europa? Beh, innanzitutto rilanciare appunto gli investimenti, piano Juncker, eccetera, ma io direi soprattutto deve capire che la globalizzazione oggi produce un problema di aree asimmetriche. Cioè, cos'è la globalizzazione, detto in parole povere? È il fatto che lo Stato resta nel suo perimetro di azione nazionale, piccolo, mentre il perimetro di azione delle aziende diventa globale. Questo rende impossibile tutelare la dignità del lavoro con le vecchie regole, l'articolo 18, irrigidendo il mercato del lavoro. Perché cosa succede? Succede che se tu irrigidisci in un solo paese il mercato del lavoro, aumenti il gap di costo del lavoro, di sostenibilità tra il tuo paese e i tuoi competitor. No? Parli con un produttore di arance o di mandarini e ti dice: se tu mi metti delle regole ancora più dure, i miei competitor tunisini, marocchini saranno ancora più forti per entrare sul mercato.
Qual è la risposta? Il dazio alla Trump? No, quello è l'uno contro uno minore di due, perché è un'ostilità nei confronti di un altro paese che ti risponde con una rappresaglia. La risposta è questa qui, cioè devi costruire, devi rimodulare le imposte sui consumi premiando le filiere sostenibili. La risposta è l'ecotassa. L'ecotassa però anche sociale, non solo ambientale. L'ecotassa ambientale è facile. Il bene è, diciamo, il bene è l'elettrico, l'ibrido, il passato, il problema è il diesel. Tasso di più il diesel, o faccio pagare di più il bollo sul diesel e faccio pagarlo di meno sull'elettrico o sull'ibrido, tenendo conto che quella macchina diesel sta producendo un'esternalità negativa, aumentando tumori, eccetera, eccetera. Farlo sul sociale è un po' più difficile, ma dobbiamo farlo anche sul sociale, cioè premiare le filiere sostenibili con una tassazione agevolata, fiscalità di favore, e tassare di più le filiere meno sostenibili. Ormai si può valutare tutto questo, i dati ce li abbiamo, e il valore qual è? Che noi applichiamo questo principio anche su di noi, non è che lo applichiamo solo verso il prodotto cinese. Se un prodotto che viene dall'Italia è al di sotto degli standard di sostenibilità, deve pagare quella tassa. In questo modo noi siamo credibili a livello internazionale, se lo facciamo a livello europeo ancora meno. Battuta, questo è il libro che è uscito adesso, quindi spiego perché è un assurdo pensare di uscire dall'euro, perché invece noi possiamo cambiare l'Europa. Il grande problema, la grande tentazione di oggi è quella del sovranismo monetario. Le persone che vi hanno detto che la soluzione è uscire dall'Europa non hanno capito una cosa fondamentale: i ceti medio-bassi, che oggi sono in difficoltà dappertutto per i cambiamenti del mercato del lavoro, lo sono ancora di più in paesi come gli Stati Uniti e nell'Inghilterra. Nel libro scrivo, negli Stati Uniti i salari reali dei ceti bassi non salgono dal 70 a oggi, e c'è un'epidemia di obesità e di oppioidi in questo momento. Ci sono più morti negli ultimi 2 anni di tutta la guerra del Vietnam e la guerra dell'Iraq messe insieme. Quindi vedete che il paese più sovranista monetario degli Stati Uniti, che ha il dollaro, la valuta di riserva, può fare quello che vuole, sta facendo quello che vuole con Trump, non è lì la risposta. La risposta sta nelle cose che ci siamo detti adesso, nella cooperazione, in questa capacità di dare forza alla dignità del lavoro in questo modo. Non dico altro, vado solo a chiudere con quella, ecco, vi lancio la suggestione del festival. E un punto sulla comunicazione, non l'ho detto questo, il Festival del Nazionale dell'Economia Civile, 29-31 marzo a Firenze. Vi lancio un punto: oggi non basta che ci siamo detti qui tra di noi delle cose su cui magari siamo abbastanza d'accordo. Oggi c'è bisogno di un quarto passo, cioè non basta capire la realtà, avere una vision, abbiamo visto la vision, avere delle proposte di policy. Oggi c'è bisogno del quarto passo, che vuol dire saperle comunicare. La comunicazione è fondamentale. A marzo, il mio hashtag su Twitter è: nel primo tempo hanno vinto gli impresari dell'odio e della divisione, iniziato il secondo tempo vinceremo noi. È successa una cosa molto particolare, è come se un esercito avesse iniziato a usare le armi da fuoco e l'altro ancora con le fionde e con l'arco. Che è successo? Che qualcuno ha imparato a usare prima degli altri. C'è stato un giornalista che ha detto una cosa fulminante l'altro giorno: in politica vince chi è capace di usare il mezzo di comunicazione più moderno nei rapporti con l'opinione pubblica. Nel 48 erano i manifesti, erano i comizi. A un certo punto è arrivato qualcuno che ha capito che le televisioni funzionavano meglio, erano un mezzo più moderno, e ha costruito il suo successo su questo, sulle televisioni. Oggi siamo nell'era dei social. Oggi non esiste un giovane che non è sui social, e anche chi non sta sui social legge i giornali che parlano del tweet di ieri del leader politico. Quindi oggi c'è qualcuno che ha capito prima degli altri, la bestia, Salvini, eccetera, come usare i social. Attenzione che il secondo tempo è già iniziato. Quando voi scrivevate a marzo qualcosa sui social, sull'Europa, sugli stranieri, vi arrivavano addosso e il rapporto era 80 contro 20, e molti di quelli erano anche finti. Io dico Blade Runner, Matrix, non si capisce bene. Oggi abbiamo imparato tutti questi trucchi e trucchetti. Se oggi andate sui social il rapporto è 70-30 invertito. Oggi è arrivato facciamo rete, sono arrivati gli hashtag, però adesso non è detto che questo poi si trasformi ovviamente in cambiamento elettorale, eccetera, però sui social l'inversione di tendenza c'è stata ed è piena, e questo è molto importante. Quindi noi dobbiamo essere anche e questo è un tema di generatività enorme, generatività della comunicazione, dobbiamo essere degli attivisti sociali, dobbiamo fare rete, dobbiamo
portare avanti queste nostre idee, forti del fatto che abbiamo, secondo me, dei contenuti migliori, abbiamo dei contenuti più belli. Chiudo, ultima slide, che è questa, che è bellissima perché è la slide della generatività politica. Qual è il segreto della generatività politica? Tu devi andare in politica con quale obiettivo? C'è alcuni che vanno in politica con l'obiettivo di conquistare il potere, giusto, no? Cioè più potere c'ho e meglio è. Noi rovesciamo completamente il discorso, il tempo è superiore allo spazio. Qual è il segno del tuo successo politico? Io l'altra volta ho concluso un discorso dicendo: se Salvini cade da cavallo sulla via di Damasco e poi sbatte la testa e dice il programma di Becchetti è il mio programma, io ho vinto. Okay? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo portare avanti, come dice il Papa, privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti finché fruttifichino importanti avvenimenti storici, senza ansietà però con convinzioni chiare e tenaci. Il tempo è superiore allo spazio, la misura del nostro successo è la capacità di far andare avanti le buone idee, i buoni valori. Magari le porteremo avanti, ci chiameranno a portarle avanti noi e saremo onorati di questa cosa, magari le porteranno avanti altri. L'importante è farle camminare. Grazie. Grazie professore, so che ci deve lasciare, quindi direi che abbiamo tempo per due domande molto molto veloci, magari tre, però vi chiedo di essere sintetici, quindi a voi, ecco, se avete qualche domanda. La vorrei fare io la prima domanda al professore. Siamo sicuri che uno più uno sia tre? Nel senso che poi la vita ci ha dimostrato che quando due persone si mettono insieme tante volte si scannano e non riescono a portare quel valore aggiunto che diventa un 3. Chiaro che noi dobbiamo auspicare che diventi un 3, certo, però certo. Sappiamo che spesso e volentieri purtroppo non è così. Assolutamente, il punto è questo, è che oggi l'accogliamo. Prego. Perché il bene fa così difficoltà ad organizzarsi? Professore, se ritiene che la situazione del Giappone, che in questo momento sta vivendo appunto un tasso di natalità zero con fenomeni come il Karoshi, ovvero di suicidi portati proprio dal lavoro ormai diventato meccanico, possa rischiare di arrivare fino addirittura in Italia, cioè essere un sistema fotocopia? Cioè il lavoro? Cioè il fatto che a un certo punto turni massacranti da 14 ore come succede in Giappone, gente che inizia proprio per questo a perdere la voglia di vivere, diciamo aumentare il tasso di natalità, possa essere un rischio che venga portato anche qua in Italia, cioè dignità del lavoro pari a zero e quindi, visto che anche noi abbiamo un tasso di natalità zero, che si possa creare un fenomeno fotocopia. Ok. Allora, io sono Riccardo Vece, sono un cooperatore sociale da 25 anni, qualche anno, e seguo da tanti anni la questione del bene comune. Il bene comune, memore di vecchie lezioni di economia, il professor Zamagni, no? Non esclude nessuno rispetto al bene privato. Quindi c'ha questa caratteristica che o è di tutti o è di nessuno. Ora, in una società pluralistica recentemente ho visto nascere movimenti, partiti che appunto si chiama Italia Bene Comune, nella mia città Latina Bene Comune, che poi tutto fa tranne che il bene comune. Io sono una testimonianza diretta perché da un anno che ho vinto una gara d'appalto, ma non essendo in quota Lega Cooperative, non essendo stato coinvolto in Mafia Capitale, non vedo l'assegnazione di questa gara. Quindi cioè, cose, comunque, senza entrare nel merito, dico, per rimanere sotto un profilo politologico, io mi chiedo, non è una contraddizione in termini pensare di costituire nella società pluralistica un partito bene comune? Sì, vado rapidissimo. Allora, un'altra domanda qui. Che è? Una frase. Sì, allora.
Allora la battuta lo dico subito. Innanzitutto, siccome non faremo in tempo a dire tutto, l'invito è seguiamoci, nel senso che tutte queste cose hanno risposta diluita nel tempo. E su questo abbiamo lavorato tantissimo, ho scritto due articoli su Avvenire, se li vai a rivedere, eccetera. Il tema è che oggi le filiere sono molto dure, molto difficili, però in alcuni territori, e mi rifaccio anche alla prima domanda, cooperare non è facile. Cooperare produce frutti, ma ha una serie di ostacoli, che sono la fiducia. Fiducia vuol dire lanciarti nel vuoto come il trapezista, sperando che ci sia sotto qualcuno che ti raccolga. Ti puoi far male, la fiducia è il rischio, ok? Ci sono i problemi di invidia, i problemi, cioè l'arte della relazioni umane sono difficilissime. Pensate a quello che succede nelle liste WhatsApp. Certe volte le liste WhatsApp succedono, dice che bello, la lista WhatsApp diventa la fiera delle vanità, quello si vanta, quell'altro. Quindi sono molto difficili le relazioni umane, ma sono molto produttive potenzialmente. Quindi io credo che non si insegni più l'arte di costruire le relazioni, mentre una delle cose più importanti, è molto più importante della tecnologia. Quindi quell'uno più uno su tre è faticosissimo, ma ci sono territori che l'hanno realizzato. Basta andare anche a misurare lo sviluppo, appunto, del capitale sociale, della cooperazione, del perché sono riusciti a costruire una cooperativa di produzione dello zucchero in Emilia Romagna, che è vi assicuro, uno dei business più difficili del mondo in questo momento, molto più del latte ovino, e perché invece in Sardegna non esistono banche di credito cooperativo. La cooperazione si sta sviluppando solo recentemente, quindi dovrei parlare per molto su questo, ma chiaramente non sto dicendo che uno più uno su tre è facile, se no lo faremmo tutti. E questo si collega anche al discorso del bene che faceva lui. Oggi dovrebbe essere uscito un articolo su Avvenire, scusate, vi mando questi riferimenti, ma siccome la domanda è su quello, dove io parlo dei tre tipi di bene e dico, guardate, che il bene, c'è una dimensione del bene che è semplice, è facilissima, che è quello che Andreoni chiama warm glow, uno scienziato americano. Cioè, se tu fai un gesto di gratuità, quel gesto di gratuità ti dà un riscontro immediato, una soddisfazione. Questo è immediato. Però passare dal gesto singolo, warm glow, alla costruzione del bene politico è tutta un'altra cosa. L'abbiamo detto, la difficoltà del bene politico sta nella metafora del meccanico, del medico e dell'economista. La difficoltà del bene politico è che non basta che tu ti convinci, devi riuscire a convincere anche gli altri, sennò il bene politico non funzionerà mai. Questo è il problema, cioè il bene è difficilissimo, il bene politico è difficilissimo. Il bene individuale, la solidarietà individuale, tu la fai e vedrai che ti dà, cioè io dico da professore di finanza, la cosa che dà più rendimento in assoluto, rendimento stabile, non volatile, è un atto di gratuità. Ti dà sempre il risultato, ok? Ma passare da quello al bene politico, dicevate della dignità, dell'ultima cosa era sulla dignità del lavoro. Ripeto, le macchine ci sollevano da alcuni lavori, e anzi speriamo che ci sollevino del tutto da certi lavori, però ovviamente abbiamo un nuovo proletariato, abbiamo i fattorini digitali nelle fabbriche. Guardate, le cose sono migliorate perché siccome i sistemi produttivi sono automatizzati in parte le tute blu sono diventate camici bianche, sono diventate dei tecnici che gestiscono le macchine, eccetera. Per cui io credo che si apriranno in realtà molti spazi di lavoro, ripeto, molto servizi alla persona e la creatività, l'innovazione, la creatività. Oggi paradossalmente mio fratello, che è ingegnere, consiglia di fare il classico rispetto allo scientifico, che dice guardate che nella società iperinformatica e ipertecnologica del futuro non è che c'è bisogno di gente che sa il basic o il COBOL, ma c'è bisogno di gente che sa mettere dei contenuti dentro la rete, ok? Quindi la dimensione creativa è molto importante. Grazie.